Siamo con Michelangelo Monreale, 26 anni, giovane imprenditore di bagheria nel settore edile, candidato per la lista Avanti Tutta per le elezioni comunali di bagheria. Come nasce questa candidatura? Ho deciso di candidarmi perché, diciamo, la politica è un sogno che avevo fin da bambino. Molto spesso si dice che i giovani non si vogliono occupare di politica, ma questo non è accaduto con me. Ho capito subito che Bagheria ha dei problemi che sono noti a tutti, come quello idrico, come quello delle buche, e per questo ho deciso di mettermi in campo con la lista Bagheria Avanti Tutta, supportando Filippo Tripoli. Ho deciso di fare ciò perché voglio aiutare i miei concittadini attraverso le mie competenze. Come detto poc'anzi, sono un imprenditore edile, studio giurisprudenza e faccio un corso di criminologia con la dottoressa Abruzzone a Roma. Filippo Tripoli penso che sia la persona giusta per vincere questa tornata elettorale, sia il gruppo giusto per competenze, qualità e cultura. Proprio per questo auspico una vittoria per permettere a Bagheria a tornare, diciamo, nuovo ai suoi albori come era un tempo. Nel momento in cui lei sarà eletto, quali saranno i primi argomenti che porterà avanti in Consiglio Comunale? Allora, sicuramente Bagheria ha tanti problemi e dovremmo innanzitutto capire quei problemi che si possono risolvere a breve termine e quei problemi che si possono risolvere a medio-lungo termine. Il primo problema è quello della questione idrica, dobbiamo ritornare ad AMAP. Il secondo è quello dei rifiuti, dobbiamo capire che la differenziata è un modello culturale, noi dobbiamo far comprendere ai nostri cittadini che cos'è fare la differenziata. I nostri paesi limitrofi come Santa Flavia e Misilmeri hanno il 73-83% differenziato. Questo ha comportato un abbassamento della Tari. Noi dobbiamo puntare fin dall'asilo, elementari, medie, superiori, a far comprendere che cos'è davvero la differenziata e il modello culturale a che cosa porta. Cosa porta? Porta a un abbassamento degli sprechi, porta a un abbassamento dell'uso delle plastiche, come per ora ha consigliato l'Unione Europea. Un altro problema praticamente è quello delle strade. Il manto stradale, come abbiamo visto, è un manto stradale spesso pieno di buche. Con questo noi dovremmo attingere ai bandi europei, prendere dei fondi europei per aiutare Bagheria. Perché come sappiamo i soldi, diciamo, nelle casse comunali non sono tantissimi. Altri problemi sono quelli del randagismo, abbiamo troppi cani randagi e gatti randagi, dovremmo usare una più maggiore sterilizzazione. Dopo di questo, diciamo che un altro argomento molto sensibile è quello dei disabili. Mio nonno, per esempio, è un disabile e spesso con la carrozzella non possiamo permetterci di andare nei luoghi pubblici perché non ci sono le attrezzature adeguate. È arrivato il momento di dare l'aiuto a tutti, partendo dai più deboli ad arrivare alle fasce, diciamo, più agiate. Bagheria e Aspra devono essere aiutate in tutte le loro fasce e così noi faremo. Chi pensa che siano i suoi elettori? I miei elettori, sinceramente, penso che siano i giovani della mia età. Io ho 26 anni, ho molti coetanei che, diciamo, hanno dai 18 ai 30 anni. Penso che sia la fascia a me ideale. Dopo il mio lavoro mi ha portato ad avere molti rapporti, diciamo, con architetti, ingegneri, notai, dato che sono un imprenditore edile, quindi penso che le mie competenze aiuteranno pure, diciamo, tutte le figure più rappresentative di Bagheria a darmi un aiuto concreto per aiutare la stessa. Io spero davvero che i miei elettori potranno votarmi per cercare di dare un cambiamento a Bagheria. Bagheria ha bisogno da troppo tempo un cambiamento che non ha. Un'ultima domanda, per quale motivo il 28 aprile i bagheresi dovrebbero votarla? Allora, io penso che il 28 aprile i bagheresi dovrebbero votarmi intanto per le competenze che ho acquisito negli anni. Uno per la lealtà e l'onestà che penso i miei amici e i miei concittadini che mi conoscono possono, diciamo, dire che persona sono stato nel corso di questi anni. Poi perché il gruppo che fa capo a Bagheria Avanti Tutta e tutta la coalizione con Filippo Tripoli è davvero un gruppo grandioso, un gruppo speciale. Abbiamo studiato il programma in maniera certosina, abbiamo visto qualunque tipo di soluzione per Bagheria, abbiamo diviso il programma in medio e lungo termine e medio termine proprio per aiutare i cittadini bagheresi a comprendere che non ci sono favole. Dobbiamo dare ai cittadini bagheresi realtà. La realtà è le cose che noi possiamo fare, non le cose che noi vorremmo che si facessero per essere eletti. Ho sentito parlare di stadi, ho sentito parlare di ospedali, sono cose irrealizzabili a Bagheria. Ai bagheresi interessa la questione idrica, interessa l'immondizia, interessano le buche stradali, interessano
la questione dei disabili, il randagismo, interessano pochi punti che servono a questo paese per risalire di nuovo, diciamo, ai vertici. Abbiamo le famose ville, ville che non vengono considerate. Abbiamo praticamente i turisti che scendono da Palermo ma non vanno mai a Bagheria. Quindi noi dobbiamo ritornare a essere quelli di una volta. Bagheria avanti tutta, dobbiamo vincere per Bagheria.